Non ti sento, ti sento poco. In Australia. Cioè. Come stai, Diamantino? Tutto bene, voi? Ciao. Ciao, Nino. Ciao. Ma che ora è lì? Ciao. 9:15. Ah, se mi chiamavate 5 minuti fa c'era la guerra a casa, 3 figlioli, pappagalli, 4 cani. Mamma mia. Che fai oggi? Che faccio? Niente, vado un po' di palestra e poi vado a campo, ragazzi. Tempo di merda. Si può dire merda al talk show? Sì. Si può dire, si può dire. Non ci censurano. Ma cos'è, la primavera che alleni? Sì, l'Under 23, più che la primavera, perché qua c'è l'Under 23 che è la seconda squadra, a parte che ho tutti i ragazzini dai 15, 16, 17, 18, io ho preso tutti quelli buoni, glielo ho detto, che qua c'è la paranoia dell'età, ma quello è piccolo, quello è grande, e io ho detto ragazzi, quello è buono, quello è poco buono. Quello è pronto e quello è meno pronto. Non si può parlare di già, c'è poco da fare. Quindi sei già lì che comandi? Ma no, comando, io non comando niente. Io sono lì a aiutare i ragazzi. Perché alla fine io voglio aiutare i ragazzi a raggiungere il loro sogno. Se ce l'hanno sto sogno. Perché questi ragazzi non si capisce se vogliono fare i calciatori perché è la loro passione o se gli piace l'idea. Che c'è una grandissima differenza. Ha ragione. C'è una grandissima differenza ed è quello che io voglio capire, capito? Perché è inutile parlare di tattiche, tattica, tecnica, se poi non sanno cosa voglia fare la vita loro. Ma io penso che sia proprio diverso l'approccio allo sport lì, vero? Sì, qui è diverso l'approccio allo sport, però il problema è perché io sono voluto rimanere qua, ce l'ho qualche opportunità per andare già in Inghilterra, simile età, ma io voglio rimanere qua perché prima cosa sono avuto questa opportunità al City Group, che alla fine il Melbourne City è lo stesso gruppo del City, Manchester, New York, loro hanno una filosofia che mi è piaciuta molto. Io sono stato a Manchester all'Academy, mi è piaciuta molto perché a loro interessa veramente il formare i ragazzi. Ma sai perché formare i ragazzi? Formare i ragazzi per farli rimanere nel calcio che conta prima e poi per venderli, fare i soldi, quindi sono tosti, non ti so dire bene la parola, però se vai là capisci subito quanto e perché hanno successo. È stata l'Academy, ragazzi, a parte, vabbè, fotonica. Sì, fotonica. Bella? Fotonica, no, Manchester, fotonica qui, incredibile. Cioè, bambini, racconta. Bambini, no, guarda, allora c'è la cosa che ti salta subito all'occhio, a parte la perfezione, i campi, palestre, queste sono cose normali, però c'è il dormitorio che sono lì, che è un albergo bellissimo, c'è una disciplina, un'educazione, incredibile, dai ragazzini di 13, 14 anni, 15 anni che la mattina fanno scuola, poi vanno al campo, i campi sono tutti fuori dall'Academy, però proprio si respira calcio, si respira una roba seria, cioè chi entra lì a 12, 10, 11, 13, 14 anni, respiri subito calcio. Ma allora li portano, viene il pullman a prenderli e li portano a scuola, poi li vanno a riprendere o fanno la scuola lì? No, qualche ragazzo fa la scuola lì, qualche ragazzo, perché il Manchester che fa? Prende tutti i ragazzini da, che ne so, da Stoke, da Wolverhampton, da Londra, dalla Spagna e li mettono lì. E poi si allenano il pomeriggio, cioè hanno 15 campi, under 13, 14, 15. Loro giocano tutti sotto età, come noi. Ok. Cioè, perché praticamente io, sì, sotto età perché sono tutti giocatori forti e li mettono subito in difficoltà o provano a mettere in difficoltà, perché il problema, io parlavo con l'allenatore dell'under 15, l'under 17, dicevano il problema nostro è che siamo troppo forti e questi ragazzini non vanno mai in difficoltà, e se non vanno mai in difficoltà fanno tutte esercitazioni
tipo 9 contro 11, fanno tutte delle robe per simulare siamo 2-0 sotto, perché la domenica ci vanno, non ci vanno mai. Tu pensa. Però tornando al fatto dell'Australia, io sono rimasto qua perché c'è questi ragazzi australiani che sono tutti giocatori di calcio, fisicamente, atleticamente, tecnicamente. Ma il problema poi è che vengono in Europa, stanno 3-6 mesi, un anno e mezzo, tornano a casa. Perché? Perché non sono pronti a competere. Non sono pronti a competere. Il problema è questo. Il problema non è la tattica e la tecnica. Il problema è che se poi, io ti faccio un esempio, prendi il miglior talento under 16 in Australia, lo porti alla Juventus, al Milan, all'Inter, e deve fare competizione nella solita posizione con un ragazzo nato in Italia, ma ti mangia vivo. Capito? Ti mangia vivo perché è abituato a competere, perché per loro il calcio, non per tutti, ma per il 99% dei ragazzi, è la priorità. Se il calcio non è priorità, fai fatica. Se non sei un fenomeno, però fenomeni ce ne sono. Ali, però noi ti vogliamo fare una proposta da Milano. Ti serve mica un portiere bravo nelle uscite che non prende la palla ma butta giù i denti a tutti? Ti vogliamo mandare Faccioni? Magari ti rifaccio diventare un po' più cattivi, ti rifaccio diventare meno Bellini, meno Bellini. Ma ora il portiere, ragazzi, però il portiere è cambiato. Ho parlato con il mio preparatore dei portieri, mettere i guanti, le mani nei guanti, non li fanno più mettere ormai. No, dicevo, il portiere è forte con i piedi, ecco. Para o non para? Infatti, è quello che voglio sapere. È lì la differenza, capito? Te lo mandiamo. Però anche io vado. Tu parti. Ce la faccio. No, ma vado in Australia. Ah, ho capito che andavi. Ma aspetto io, guarda che quel ragazzo lì accanto a te la conosce bene. Dimmi un po', quindi l'Academy della... Parlami dell'Academy del Manchester City, che mi piace questa roba qua. No, palestra tutta bella, pulita, campi perfetti. Mi piace, ancora, follia, mi piace, raccontami. È follia pura, ma poi la cosa cazza è, Bobo, vado a vedere l'Under 21, ero lì con il direttore del City Group, col CEO del City Group, mi fa... Questo vale 22 milioni di sterline. Questo 17 milioni di sterline, questo 31 milioni di sterline. Oh, non hanno mai giocato prima squadra, c'era 300 milioni di sterline. Ma perché? Ma perché poi se vai a vedere come crescano i ragazzini di 12 anni, 13 anni, lì selezionati 7. Però li trattano come ragazzini fino a 14-15 anni, non li trattano come adulti, eh. Quella è la cosa bella, perché vedi questi ragazzini in giro per tutti gli alberghi, sì, il campus, che sono proprio dei ragazzini. Però poi è normale che in campo si lavora da calciatori, ed è quella che è un po' cambiata la filosofia delle ultime generazioni, perché le ultime generazioni sono calciatori fuori dal campo e non in campo. Noi c'era un po' pazzarelli fuori dal campo, però il campo si vendeva le nostre mamme per tutto, capito? Ma scusa, però alla di una domanda, ma quando si eravamo noi, giovani noi, ragazzi noi, quindi allievi, primavera, ma secondo te la vera molla qual era? Quella lì che tu dici, o forse perché noi più o meno si veniva da famiglie sicuramente educatissime e che ci hanno insegnato i valori della vita? Poi però per noi il calcio era anche un obiettivo per dire nella vita ce l'ho fatta, perché sennò magari ci aspettava lavori un po' più faticosi, no? Per le teste che avevamo, no? Perché non credo che tra tutti noi siamo tutti laureati a Oxford, no? Più o meno. No, assolutamente, ma noi non ci abbiamo neanche mai pensato. Noi avevamo anche quella fame di dire... laureati a Oxford, ma noi volevamo fare calciatori. Noi avevamo fame, voi, però noi avevamo fame, noi avevamo solo quello, l'unica via di uscita era quella, non c'è niente da ma fare. Ma per noi non era una via di uscita, secondo me, neanche, perché noi ci si credeva veramente. Ma è lì la differenza, ragazzi, Noi si credeva a diventare giocatori e si faceva di tutto per diventare giocatori. È vero. Quando io dico, ma se te chiappi un ragazzino di 18 anni in primavera, 19 anni, e gli dici, oh, qual è il tuo sogno?
Ma Cristian, ma no, ma noi ci ride, ma dove vai? Oh? Ma se te non sogni, ma dove cazzo vai? Vai, se te non c'hai una visione, ma dove vai? Ma che cosa ti svegli la mattina per cosa se non c'hai un obiettivo? Una volta era essere calciatore, adesso TikToker, ha superato il calciatore. No, c'è TikToker, YouTuber. Ma no, ma sai cos'è? Il problema è che io faccio tecnica, tattica, a me non me ne frega nulla, ma è la verità. Eppure faccio allenatore, a me non me ne frega niente, perché se tanto, finché tu fai delle partitine e la squadra che perde 2-0 molla, ma cosa vuoi parlare di tattica e di tecnica? Cioè parti tutto dall'aspetto caratteriale, mentale, tu dici. Ma sì, ma io sono sempre stato motivazionale, ho fatto il capitano per 15 anni, no? Ma io ero tutto questo, ma alla fine poi cioè, la gente che c'erano giocatori normali, che se erano mentalmente, se avevano autostima, ma erano giocatori forti, è tutto lì la storia. Poi è normale che gli devi dare una mezza idea, ma tanto la tecnica e la tattica la possono insegnare tutti, basta che, insomma, capito cosa vuol dire. Poi a sapere al mondo è quello che io voglio dare. Io sono cresciuto, Cristian lo sa, noi siamo cresciuti, io sono cresciuto in una famiglia che i valori del calcio era divertimento, stare insieme, levare il mio nonno, levare le persone, levarci da mezzo alla strada, esatto. Io faccio, sono, voglio fare l'allenatore, voglio provare a fare l'allenatore, voglio provare a dare questo. Poi è normale che una mezza idea gliela dai, ma non è la priorità, perché io ho preso dei ragazzi che sono tutti forti, sono tutti giocatori forti. Il problema è che l'hanno allenati iniziando dalla MNO, ma devi iniziare dall'ABC, oh. Ma dimmi un po', i giocatori che c'hai tu, se piacciono a quelli del City in Inghilterra, li prendono e li portano là, no? E quella è l'idea, no? Quell'idea. Ma c'è qualche australiano che è arrivato da lì? O sono tutti inglesi? No, australiani... Perché tu dici che c'è giocatori forti, forti. Che fanno? Li portano nel settore giovanile al Manchester, no? Sì, però, Cristian, Manchester è dura, È dura, Io ho visto il livello, ragazzi. Là c'hanno il top del top, Ma io c'ho ragazzini che giocano anche 16-14 anni, a parte che sono come te. poi c'è il misto di questi inglesoni, c'è il misto di questi giocatori, qualcuno sta con Pep, spagnoli che giocano. No, il livello a Manchester è incredibile, quasi fastidioso, perché ti dico la verità, fastidioso. Sì, perché tante volte, insomma, lo vedi che sono già calciatori con la faccia da bambino, capito? Però ripeto, l'ambiente è talmente serio, è talmente disciplinato, è talmente educativo, che sai, tutti dicono ah sì, Abu Dhabi, Dubai, soldi, bisognerebbe poi andare lì e capire, tutti educati, tutti che mangiano, tutti che prendono il loro piatto, se lo mettono, se lo cosano, hanno tutte le sue cosine. Ma invece, per loro, Invece voi allenatori che tipo di formazione vi fanno? Che fate lì? No, guarda, noi cioè, c'è una filosofia da seguire? Cioè... No, sì, c'è la filosofia che del 4-3-3 è normale che vogliono che giochi 4-3-3, ma poi è normale, ma tanto Nick, 4-3-3, se poi c'hai due di gamba li fai giocare larghi, se c'hai due bravi con i piedi li fai giocare più dentro. Ti lascia molto libero, la filosofia è che ti lasciano molto libero, perché poi la filosofia City è che te riesci, quando riesci ad arrivare negli ultimi 30 metri, poi loro fanno come ti pare, capito? Non è che ti pongano qualcosa, però la cosa bella è che io l'ho fatto vedere anche a Covecciano che parlava. No, io dicevo anche nell'educazione, no, dei ragazzi, cioè anche extracampo. Sì, no, l'educazione, la disciplina fa parte, è proprio un protocollo City. Ah, ecco, questo. Alla fine mi è stato chiedere... Cioè avete delle regole molto ferre? Le regole sono quelle del calcio, Se arrivi in ritardo, vai con l'under 21. Se fai delle cose, non sono scontate, No, ma non sono scontate, ma sai qual è? Io gliel'ho detto ai ragazzi, Cioè, il problema... è che io vi devo dare responsabilità, perché nessuno ve la dà.
in questa generazione nessuno vi dà responsabilità, voi siete uomini, 16, 17, 18, 19 anni, c'è giocatori che giocano in prima squadra nei top campionati europei, quindi io non vi do scuse, scuse zero, cioè capivo cosa dire? Sì, sì, è questo sì. Che io dipende tutto da voi, io vi do più informazioni possibili anche perché ho avuto la fortuna di giocare con giocatori forti, contro giocatori forti, quindi io so come pensano, come si allenano, come mangiano, come bevano, come recuperano. Io il mio ruolo è trasmettere quello che fanno loro, poi sono cazzi vostri, è la verità, poi sono cazzi vostri perché voi volete fare i calciatori. Se voi arrivate in ritardo, voi non fate i calciatori. Se fate le cose a cazzo e non vinciamo le partite, no, il problema non è mica io che perdo le partite, è che voi non diventate calciatori. Allora, cosa venite qua a fare? Com'è? No, continua. Non volevo chiedere una domanda. No, devi mettere davanti alla realtà. Cioè, capito? Vuol dire, poi io non già mi conosco, io rido, scherzo, sono molto sereno. A me, come vi devo chiamare? Boss, coach? Ma chiamatemi Alino, a me non mi importa niente. Il rispetto mica si misura da come ti chiamano. Cioè, capito cosa dire? Io sono uno di loro, però è normale che in campo devi andare forte, devi fare le cose fatte per benino e devi pensare e devi mollare, non si molla mai, perché se molli con me ti faccio allenare l'under 12, non l'under 21. Bravo! Perché no? Ma perché devi essere privilegiato di venire qua. Devi essere grateful, Bobo, te lo dico. Grateful, ascoltami, grateful. C'è qualche giocatore che alleni lì che potrebbe andare in Inghilterra? Ma sì, ma ci sono giocatori forti. Ma il problema è che non parlano. Non parlano. E devi lavorare su queste cose. Non parlano. Io sono davanti alla difesa, play, che play è quello che comanda tutto. È muto. E come fai a giocare a pallone? Ma voglio essere un fenomeno. Come fai a giocare a pallone? Uomo, solo, a destra, a sinistra, stai, fermo. E finché non dici quello, e non vai in prima squadra. E tu come lo dici in inglese? Io dico, sì, you have to talk. Ma è una bestia. One touch, let's go, turn around. Svegliati. Faccio un casino, inglese, italiano, faccio un casino. No, però è giusto, dai, bello così, dai. Mi piace. No, ma è bello, i ragazzi, la cosa bella di qua è che tutti spingano a 2000. Tutti? Spingano, vanno forti, sì. Se gli dici 100 volte questo, 100 volte questo, 200 così, 200 così. Il problema però è che poi... Ma quando c'è la palla tra i piedi poi ragionano o sempre 200? Bravo! E poi non è che puoi andare allo stesso ritmo quando c'è la palla e quando non ce l'hai. Vabbè, gli dici in inglese think. You have to think, maremma bestia ancora. Think when you have the ball. No, ma alla fine la differenza è quella. Io quando parlo con l'allenatore della prima squadra, lui mi dice, guarda che... Io dico... sono tutti allo stesso livello, no? Non c'è un fenomeno che dici anche se non parlo, anche se tanto è troppo forte, capito? Meno male, sono tutti uguali. Allora, cos'è che chi è che fa il salto di qualità? Chi va in prima squadra a 18 anni e dice uomo solo, capito? Vuol dire comincia a parlare, comincia a avere un po' di leadership. Allora, l'altro della prima squadra che c'ha già una squadra forte dice oh, questo è pronto, può rimanere con me. Leadership. Sì. Mi piace quando ti parli in inglese. Ma gli dici turn around? Sì, turn around. Gli hai mai detto uno the pen is on the table? The pen is on the table. Domani il primo discorso, yeah. Ragazzi. Be no, smart. Dico, the pen is on the table. Oh, io dico the ball is in the floor.